Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per mostrarvi come sistemo la mia lenza madre bolognese. Questo sistema mi permette di sostituire rapidamente galleggiante spallinata a seguito di una rottura, variazioni del mare o del vento, per cercare di rimanere al meglio in pesca e nel miglior tempo possibile, soprattutto in momenti come alba e tramonto, dove abbiamo i minuti contati. Per cominciare prendo un tubetto di quelli che troviamo nelle nostre confezioni di Starlight. Ne taglio un pezzo di circa mezzo centimetro e lo inserisco nella mia lenza madre. Dopodiché inserisco i tubetti in silicone che utilizziamo normalmente per bloccare la deriva del nostro galleggiante. Alla fine della mia lenza madre inserisco una microgirella con sgancio rapido, dove poi andrò ad agganciare le mie spallinate. Bagniamo sempre il nostro nodo per evitare di bruciare il filo. E tagliamo le eccedenze. Fatto questo, non ci resta che inserire direttamente il nostro galleggiante. Ad esempio, prendo questo galleggiante da 1 grammo.
ed il premio galleggiante fissato alla lenza madre. Se poi voglio sostituire un galleggiante e passare, che ne so, un galleggiante da 2 grammi, 3 grammi, oppure addirittura un piombato, mi basta semplicemente sfilare tutti i gommini. E inserire il nuovo galleggiante. Io in questo momento potrei sostituire la mia spallinata ed essere in pesca già con una montatura diversa. Un altro galleggiante che mi piace usare, soprattutto quando ho un basso fondale oppure delle onde molto formate, è il galleggiante a palla. Vado a togliere il mio tubetto ferma Starlight, perché adesso non serve più, e prendo questi accessori. Sono fatti in filo d'acciaio, quindi possono essere anche autocostruiti se non si vuole andare ad acquistarli. Inserisco i miei tubetti all'interno, prendo la mia pallina, la inserisco nel gancio e vado a bloccarla anche dall'altra estremità con i tubetti. In questo modo, come potete vedere, il mio galleggiante è fissato alla lenza, può muoversi liberamente, e in fase di lancio questo accessorio ci aiuta anche a tenere distanti le due lenze per evitare i garbugli. Spero che questo video vi sia piaciuto, a breve caricherò altri video in cui vi mostrerò come realizzare spallinate che uso di solito. Ciao!